Ciao a tutti, prepariamo il pranzo insieme. Come potete vedere, prendo delle zucchine e le taglio, le potete tagliare come volete. Dopo fatto questo procedimento, prenderò una padella, metterò 2-3 spruzzatine di olio, un pizzico di olio, e faccio andare le zucchine. Le faccio appiccicare ben bene, a me piacciono. Poi aggiungo un bicchiere di acqua e la cipolla. Vado a tagliare dei pomodorini a metà, potete tagliarli come volete in realtà, e li vado ad aggiungere alle zucchine e alle cipolle. Faccio andare per 10-15 minuti, mettendo pepe, peperoncino, aglio, sale, potete metterci in realtà le spezie che volete. Io uso queste perché mi piacciono. Vado a dividere ancora di più dei pezzettini di pollo che mi era rimasto di ieri e lo vado a spezzettare in questa maniera. Dopodiché li asciugo ben bene, in questo modo, e li butto un pochino nella farina. Nel frattempo ho messo l'acqua per la pasta, paprika, pepe, aglio in polvere e un po' di sale dentro appunto alla carne con la farina. Mischio tutto, nel frattempo è passato il tempo della cottura delle cipolle, zucchine e pomodorini e metto da parte in una bowl. Sempre nella stessa padella, due spicchi d'aglio, un po' di olio e faccio andare per qualche secondo. Dopodiché ci aggiungo man mano i pezzettini di pollo che ho infarinato e speziato precedentemente. Così li faccio rosolare ben bene, a me piace la carne molto molto cotta. Mettiamo il sale nell'acqua e aspettiamo appunto il tutto. Nel frattempo il nostro pollo sta finendo di cuocere e tolgo l'aglio. Una volta che è fatto bene bene bene, che come vi ripeto a me piace, intanto butto la pasta perché bolle. Lo faccio rosolare ancora un altro po', dopodiché aggiungo zucchine, pomodorini e cipolle che abbiamo cotto precedentemente. E faccio andare versando di tanto in tanto qualche goccio di acqua. Dopodiché, quasi a fine cottura e la pasta è cotta anche, metto due mestoli di acqua della cottura della pasta e faccio amalgamare il tutto bene. Poi ci butto la pasta, un po' di parmigiano e il gioco è fatto. Il pranzo è servito. Buonissima questa pasta, dovete provare a farla. Io ho usato della pasta integrale, ma voi potete usare quello che volete. Come ultimo tocco, ovviamente, non può mai mancare una bella spruzzatina di parmigiano. Nulla che dirvi, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di lasciare un like, magari di condividerlo e di iscriverti al canale per non perdere altri contenuti.